Buongiorno a tutti, sono Marta Artico e qui di nuovo con il nostro caffè di maestrenia. Abbiamo un ospite speciale, più speciale degli altri, lo dico sempre, però questa volta davvero. Abbiamo il giudice Francesco Saverio Pavone, tantissime cose, giusto? Non occorre neanche elencare tutte le sue cariche e tutto quello che ha fatto. E conosciuto comunque sia soprattutto per la sua lotta alla mala del Brenta, giusto? Giusto. Intanto buongiorno, grazie di essere venuto qui tra noi. Grazie a voi. Inizio subito con una domanda così per entrare nel tema caldo. Oggi la mafia a nord-est, quindi nel nostro territorio. Ieri, tra le altre cose, è venuto Don Ciotti qui al Toniolo, a Mestre, a parlare con 800 ragazzi che l'hanno riempito di domande. E lui ha lanciato un monito, ha detto state attenti perché comunque sia la mafia c'è, e c'è soprattutto e c'è molto qui. E quindi è la domanda che le rivolgo così direttamente, insomma. Dobbiamo stare in guardia o possiamo abbassare la guardia? No, bisogna sempre stare in guardia. Intanto devo premettere, come è stato detto, che non essendo più in carica come magistrato, certo, non mi occupo più di indagini, per cui tutto quello che conosco dell'attualità è quello che apprendo dalle cronache, dai giornali e così via. Per quanto riguarda la presenza della mafia, soprattutto nel nord-est, è corretto quello che mi si dice aver detto Don Ciotti. La mafia ormai non è più quel fenomeno classico di una volta, quello folcloristico che si vedeva soprattutto nei film, l'uomo a cavallo dell'asino, del mulo, con la giacca di velluto, la coppola, la lupara in spalla, ma oggi la mafia è soprattutto finanza, vale a dire, è attività rivolta all'acquisizione di tutta una serie di attività imprenditoriali e commerciali e finanziarie, in quanto ha miliardi di euro da investire come prodotto della malaffare che gestisce. Quindi la mafia, questo era qualcosa che veniva già detto moltissimi anni or sono, soprattutto nel nord, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, è venuta per investire i propri capitali, quindi è un fenomeno in un certo senso sommerso che non appare, non ci sono delitti eclatanti quali omicidi, come avveniva con Maniero, faccio per dire, oppure con estorsioni o roba del genere, ma soprattutto mira ad investire questo denaro, quindi è un'attività sotterranea che spesso viene condotta e gestita anche con l'aiuto di professionisti. Le persone comuni, diciamo, come quelle che ci seguono, come se ne possono accorgere? Spesso non se ne accorgono? Beh, è difficile accorgersene perché in questo tipo di attività, proprio anche per eludere le attività di investigazione delle autorità di polizia e magistratura, si servono di persone, di prestanomi che spesso non hanno precedenti penali, per cui è molto difficile anche sotto questo profilo cercare di trovare il collegamento del soggetto che conduce, faccio tanto per fare un esempio, una determinata attività imprenditoriale. È difficile trovare il filo con la mafia in senso stretto. Senza voler entrare nel merito, nel dettaglio, però immagino che anche nel veneziano, girando soldi, ci sia questo problema, no? Beh, sicuramente sì, perché soprattutto dove c'è molto terziario, sostanzialmente c'è la possibilità di investire questo denaro e si passa inosservati. Per esempio, noi abbiamo avuto negli anni 80 l'arrivo in zona di molti imprenditori commerciali, chiamiamoli così, che duravano 2-3 anni, svolgevano questa attività commerciale in qualunque settore 2-3 anni e poi sparivano dalla circolazione. Anche quello, per esempio, può essere un modo per riciclare il denaro, perché
facendo un ciclo di 2-3 anni, 4 anni, diciamo più o meno genericamente, cosa succede? Che non c'è la possibilità, soprattutto per la Guardia di Finanza, che è l'organo deputato a fare questo tipo di indagini, non c'è il tempo di poter arrivare col fiato addosso, che loro già sono spariti dalla circolazione, e quindi a un certo punto si volge lo sguardo ad altri fatti, altre circostanze. A catena anche nel piccolo, qui noi assistiamo a fenomeni di negozi stranieri o magari che aprono, chiudono. Sì, ma anche lì, vede, per esempio adesso, tanto per dirne una, abbiamo appreso dalle cronache che il Village Valtour, famosi, notorie, facevano parte, addirittura erano una sorta di investimento di Matteo Massina Denaro, che è il più grosso latitante, che da oltre 30 anni è latitante, che non si riesce a trovare, e quindi a questo punto chi l'avrebbe mai immaginato alcuni anni, prima che venisse fuori questa notizia, che la Valtour fosse di proprietà, diciamo tra virgolette, di Matteo Messina Denaro. Eppure stiamo parlando di un sequestro, stando a quello che hanno detto le cronache, di 1,5 miliardi di euro, che sono una somma significativa e certo importante. E poi c'è anche la questione ambientale, sulla quale oggi molto spesso si buttano, no? Quindi... Beh, guardi, sulla questione dell'ambiente e dei rifiuti, qui c'è stata, devo dire, una disattenzione da parte anche dello Stato, perché fino a non molti anni or sono le violazioni ambientali costituivano contravvenzioni, per cui non attiravano neanche l'attenzione più di tanto dell'autorità di polizia, dell'autorità giudiziaria. Io ricordo che negli anni, prima degli anni 90, un collaboratore di giustizia, dovendo venire a testimoniare in un processo, mi mandò una lettera dicendo, come quando poi i collaboratori si crea quel feeling con l'inquirente, certo, si crea un legame, cioè, viene una sorta di legame, mi scrisse, dice, se vuole vengo, se mi dice di sì mi faccio trovare, perché avrei da dirle qualcosa sul traffico dei rifiuti. Io a quell'epoca, stiamo parlando prima degli anni 90, mi occupavo di tutt'altre cose, non ho badato più di tanto a questa affermazione, a questa, come dire, possibilità di poter fare un'indagine, anche perché si trattava di banali contravvenzioni, per cui non avremmo, qualunque cosa avessi scoperto, diciamo sotto il profilo penalistico, si trattava di contravvenzioni con pene punibili, sì, con l'arresto o con l'ammenda, per cui sostanzialmente me ne disinteressai, e poi venne fuori anni dopo che praticamente c'era questo traffico di rifiuti da e per verso la Campania, e quindi forse è stata involontariamente un'occasione mancata per venire a capo di qualche vicenda piuttosto grave. Oggi invece sembra che sta scoprendo sempre di più tutto questo. Beh, ma perché finalmente il nostro legislatore, dopo che l'Italia, diciamo il territorio, è stato straziato da tutta questa serie di violazioni ambientali, finalmente ha capito che salvaguardare il territorio vuol dire salvaguardare il futuro delle prossime generazioni, e quindi finalmente ha modificato le leggi e sostanzialmente ha introdotto nel nostro ordinamento delle sanzioni penali e dei delitti, con il che, insomma, si dovrebbe quantomeno avere quella possibilità di reprimere con maggiore efficacia questi reati. Certo, secondo lei noi abbiamo comunque gli strumenti, tra virgolette, investigativi per far fronte a queste infiltrazioni? Guardi, il problema è che gli strumenti investigativi li abbiamo, il problema è che noi in Italia abbiamo un complesso di norme talmente esteso, per cui a un certo punto dalla banale contravvenzione, con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, la possibilità
per le forze dell'ordine, per la magistratura, è quella di dover procedere per qualunque violazione. E quindi, ovviamente, se ci si distrae dalle piccole cose, spesso le cose più importanti vengono tralasciate. Se dico la parola Mose, cosa le viene in mente? La parola Mose. Mose, io non me ne sono mai occupato. Anche qui premettiamo. So quello che leggo dai giornali, però devo dire che sostanzialmente il fenomeno della corruzione in Italia ormai è endemico. Cioè io 30 anni fa, quando mi sono occupato in rare occasioni di processi di corruzione, di reati contro la pubblica amministrazione, pensavo che questo tipo di reati fosse piuttosto fisiologico. Invece mi sono convinto col passare del tempo che il fenomeno è patologico e che la corruzione è molto più diffusa di quello che si pensi. Sì, a Venezia come da altre parti, insomma. Lo so. Purtroppo il problema è che noi abbiamo anche una legislazione che non consente una vera e propria repressione di questi reati, perché se noi facciamo il paragone tra quello che assistiamo in altri paesi, dove i detenuti per corruzione sono migliaia, tipo la Germania, tipo la Francia, in migliaia. Italia migliaia, perché lì quando commettono questi reati, sostanzialmente quando le pene diventano definitive, finiscono in carcere. In Italia vedere in carcere un condannato per corruzione è come vincere un terno all'otto. Praticamente impossibile. Praticamente mai. Anche perché sappiamo che dopo ritornano, li ritroviamo tutti di nuovo in giro. Sì, no? Ma perché la legislazione è quella che è, sostanzialmente entro 3 anni dall'affidamento al servizio sociale, da poi ci sono le possibilità degli arresti domiciliari. Quando un corrotto viene scoperto, dopo che ha combinato tutto quel che ha combinato, se viene messo in carcere gli vengono tutte le più strane malattie, per cui la detenzione in carcere è incompatibile con lo stato di salute. Diciamo che qualche medico compiacente lascia qualche certificato e ovviamente il magistrato è costretto, dovendo obbedire alle leggi, a metterli o agli arresti domiciliari o in libertà. Però mi è venuta, siccome ha detto la parola medico compiacente, no? Io sempre una cosa che noi parliamo di mafia, parliamo insomma di tutte queste sue paroloni che ci riportano a cose però molto reali, no? Ma la mentalità mafiosa, ok? Si vede invece in giro, cioè c'è molto più, secondo una domanda un po' più astratta, però c'è per esempio anche in tantissime amministrazioni questo modo comunque di agire, che forse è un po' troppo dire mafioso, però è comunque una specie di forma mentis, oppure sbaglio? No, beh certo, spesso l'estrinsecazione del potere, che se esercitato nelle forme corrette è manifestazione di legittimità sotto il profilo amministrativo, spesso finisce per diventare comportamento mafioso quando si esorbita dal rispetto delle leggi, anche laddove apparentemente ci si comporta secondo le regole, secondo anche nel posto di lavoro, anche. Certo, vedere i soprusi perché per esempio un pubblico impiegato fa il suo dovere e questo dà fastidio ai suoi superiori, spesso comporta un atteggiamento di ripulsa, di prevaricazione, esatto. E così via, insomma, succede spesso. Perché in Italia molte volte chi comunque fa il suo mestiere, fa il suo dovere, dà fastidio, no? Nel senso sì, che sì. È come se ci fosse questo status quo ante che non deve essere, che deve rimanere sempre tale e quale e qualcuno lo mette, esatto, in moto, no? Questi, non bisogna, come si suol dire, disturbare il manovratore, bisogna sempre fare quello che chi comanda vuole che sia fatto, giusto o sbagliato che sia. Un'altra cosa che mi veniva un po', che ci si domandava, no? Una volta chi diciamo maneggiava, vendeva e si arricchiva con la droga, sappiamo chi era, aveva dei nomi, lei li ha combattuti tutti uno per uno, ma oggi che assistiamo a un aumento, ieri appunto Don Ciotti sempre diceva l'aumento, il consumo e anche la produzione
è aumentata del 30% delle droghe pesanti. Sì. Anche qua a Mestre sappiamo che hanno fatto un sacco di blitz, sappiamo che gira tantissima droga e che è in mano però a un mercato totalmente diverso rispetto a quello riconoscibile con un volto magari anche simpatico che c'era una volta, no? Sì. Come è possibile in mano agli stranieri? Come riusciamo a... Il problema è questo, 20-30 anni fa si riconosceva la cocaina, era poco diffusa, vero? L'eroina era la classica droga di strada e poi c'erano l'hashish, la marijuana per i consumatori, chiamiamoli così, di sigarette. Chiaro? Sì, quelli un po' più di basso profilo, no? Oggi invece con certa marijuana ti uccide. Sì, sì, adesso il problema è che l'eroina è ritornata sul mercato in maniera molto diffusa e magari non viene più iniettata per endovena, però sta facendo tutti i danni. Si parla di eroina killer. Sì, appunto, perché abbiamo assistito, a, soprattutto qui nel Mestrino, a molte morti di giovani assuntori e non giovani assuntori, dovuta probabilmente al fatto che mentre prima, quando si cedeva questa sostanza in particolare, veniva tagliata in maniera da consentire il maggior guadagno possibile e nello stesso tempo non costituire pericolo per gli assuntori, oggi ai pusher attuali, spesso anche non individuabili perché la gran parte sono stranieri, quindi è difficile anche tenerli sotto controllo, interessa solo il guadagno, per cui ne vendono meno come quantità, però sotto il profilo della percentuale di tossicità maggiore e diventa mortale. Credo che, leggendo le cronache, perché ripeto, io non mi occupo più di queste vicende, credo che questo sia il motivo per cui di recente si sono avute tante morti. Sì, tra l'altro sono anche abbastanza baldanzosi, sembra che proprio non abbiano paura della gente, della polizia, delle forze dell'ordine, sembra che siano proprio sicuri che le leggi italiane non gli faranno nulla a loro. Ma il sistema è che sono le leggi che non consentono quella che una volta si chiamava la carcerazione o detenzione preventiva. Sarà un principio anche di democrazia, di principio di diritto sacrosanto, non privare la libertà di una persona che commette reati prima di una sentenza definitiva o di avere la certezza che la sentenza è definitiva o sia giusta, però il problema è che allorquando nell'attuale sistema spesso la considerazione della gente è la polizia arresta, il magistrato li mette fuori il giorno dopo. Questa è la concezione della gente ed è giusto che la pensi così, ma non è certo colpa del magistrato il fatto che il giorno dopo dell'avvenuto arresto il magistrato è costretto, perché la legge non gli consente, di mantenere in stato di custodia cautelare l'autore di un determinato reato e quindi è costretto a metterlo in libertà. Questo anche nei confronti del peggior recidivo. E quindi è rarissimo, quei tre principi che reggono la custodia cautelare, cioè il pericolo di fuga, la reiterazione dei reati e così via, sembra che il magistrato debba avere la certezza, dice, ma commetterà ancora reati, quasi che sia quasi un indovino che debba prevedere la commissione di reati. Ma se uno viene arrestato tre volte nel giro di una settimana commettendo furti, è ovvio che cosa si può ipotizzare nel che non ne commetta più solo perché è stato arrestato due o tre volte. E quindi sostanzialmente è la legge che non consente questo tipo di detenzione. All'estero è tutto il contrario. Lei provi ad andare a commettere un reato all'estero, non di cittadini diciamo extracomunitari dall'incerta identità che non si cittadini sa chi sono. Residenti, cittadini. No, se lei prende un cittadino qualsiasi di cui si ha certezza dell'identità, di dove abita, di dove risiede, quali sono i legami familiari, dove potrebbe andare a nascondersi in caso di fuga, lei nonostante questo rimane tranquillamente in carcere se viene commesso un reato. E quindi in Italia tutto questo non è possibile, per cui poi il riflesso o la considerazione della gente nell'opinione comune è che la colpa sia del magistrato che li mette fuori, la colpa è delle leggi che non consentono questo tipo di detenzione. Ma diciamocelo chiaramente,
una volta non era così, non è che si sono maggiormente precisati i principi di democrazia, perché, o ammorbiditi. Sostanzialmente è perché l'elevazione o la possibilità di allargare lo spazio per non mettere in carcere, ma in custodia cautelare preventiva, gli autori dei reati è stata fatta, è inutile nasconderselo, per non consentire ai magistrati di mettere in galera quei politici e quei pubblici amministratori che commettono reati. E arriviamo sempre lì però. E quindi torniamo sempre allo stesso punto. Corruzione. Questo elemento delle soglie per detenere in carcere una determinata persona, autore di un reato, è dovuto a questo motivo. Dove, sollevando le soglie, tu non consenti nella corruzione, per esempio, di poter mettere subito in carcere, anche se sei stato preso con la mazzetta in mano, il politico di turno, assessore di turno. Ma... Allora, noi posso fare un esempio pratico. Quando 20 anni fa, 30 anni fa, allora c'era la droga incominciava a diffondersi, ma venivano dalla ex Jugoslavia, venivano borseggiatori a tutto spiano, come succede più o meno anche adesso. A quell'epoca venivano arrestati in flagranza di reato e se davano l'identità falsa, nel 1980-85, parliamo dell'introduzione del nuovo codice, era possibile, non c'erano come adesso i sistemi che immediatamente accertavi la falsa identità. Questo avveniva dopo uno o due mesi perché era tutto cartolare, si poteva fare il mandato di cattura per le false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale perché davano identità falsa. Si poteva emettere un altro mandato di cattura. Oggi cosa hanno fatto? La legge è stata portata, la soglia è stata elevata prima a 4 anni per poter emettere un'ordinanza di custodia cautelare. Allora, perché? Perché c'era il finanziamento ai partiti politici che si poteva emettere il mandato di cattura, la corruzione vabbè era consentita perché era fino a 5 anni. Ecco. Cosa è successo? Che per poter salvaguardare quei fatti, come li ho raccontati adesso, hanno portato le false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale a 6 anni. E là? E quindi per consentire al poveretto che dà le false dichiarazioni di poter essere messo in carcere perché l'ha fatta. Però quindi hanno dovuto aumentare le pene per quel reato, che bastavano quelle che c'era fino a 3 anni, per poterlo rimettere in carcere e quindi giustificare quell'elevazione del minimo edittale per la carcerazione preventiva. Sì, ma allora questa notizia che ha fatto tanto clamore di quello che è stato rapinato 38 volte, no? Sì. Questi giorni. Il problema è anche la legittima difesa. A parte che io Stato mi sentirei fallito se ci fosse una persona rapinata 38 volte, direi beh, evidentemente proprio non ce l'ho fatta. Ma oggi, giusto per tradurlo un po' in realtà, nei gruppi Facebook è pieno di gruppi di, cioè, questo controllo di vicinato. In questo periodo natalizio la gente praticamente stanno entrando nelle case dappertutto, come ogni Natale, che sia Mugliano, Marcon, Favaro, Carpenedo, non se ne può più, e c'è tutta questa gente su Facebook che dice potessimo sparargli, potessimo difenderci, eccetera, no? In realtà il cittadino... Beh, guardi, lo Stato, quando intanto, io non sono d'accordo sull'estensione più di tanto della legittima difesa, certo. Ci vuole sempre una proporzione tra offesa e difesa, insomma. Sì, ma che uno mi ruba la caramella e io mi sparo. Quindi, però il problema non è questo. Lo Stato, sostanzialmente, ampliando la possibilità di legittima difesa, quando legittima possa essere, praticamente abdica il suo ruolo. Se adesso noi avessimo preso, per quel gommista mi pare che sia quel gommista delle 38, avessimo preso tutte e 38 le volte in cui ha subito un furto, è stato tentato un furto, il ladro, e avremmo avuto 38 volte questi ladri fuori immediatamente dopo, perché la legge non consente di tenerli dentro. Il problema è a monte. Quindi il problema è a monte, bisogna
come dire, coniugare la libertà del cittadino con la giusta severità e con la gravità dei fatti che vengono commessi, insomma. Però sembra che non siamo capaci in Italia. Ma non siamo capaci, perché se si dovesse restringere la possibilità, o allargare la possibilità di arrestare e tenere in carcere i malfattori in genere, quelli per i reati più gravi, cresce il pericolo anche per i noti soggetti. Per le note amministrazioni corrotte. Quindi l'Italia è sempre sotto scacco di tutta questa. Certo, io sono convinto che è così. Anche perché noi parlando una volta, lei mi ricordo che mi ha detto, adesso io non mi ricordo, ma tre quarti o metà delle amministrazioni italiane a livello che sia comunale, provinciale e regionale sono state indagate. Sì, ma succede sempre. Beh, ma essere indagati è quasi un obbligo, perché se uno viene denunciato, essendo obbligatorio il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, si fa un'indagine. Essere indagati non vuol dire nulla. Certo. Perché se uno adesso mi denunciasse per omicidio, la procura competente mi scriverebbe. Mi deve indagare e poi io sono innocente. Poi dirà che non è vero nulla, magari processerà pure per calunnia chi mi ha accusato, però essere indagati non vuol dire nulla. Il problema è che sostanzialmente noi con un sistema di questo genere finiamo per legittimare qualunque cosa. Cioè, noi abbiamo visto amministratori pubblici, funzionari pubblici di elevato livello commettere reati di corruzione e di concussione, ammessi agli arresti domiciliari e poi nuotavano nella piscina della villa che magari è stata, come dire, costruita con il provento della corruzione e delle concussioni. Adesso mi dica se quella è una privazione della libertà. Allora, o si creano ulteriori misure penali di qualunque tipo, si può sbizzarrire con la fantasia, oppure non si può dire che il derelitto, non c'è principio di uguaglianza quando il derelitto deve andare in carcere e il non derelitto deve stare tranquillamente nella sua abitazione col giardino o con la piscina. Sì, sì, e magari quindi soldi sotto. La pena, se deve essere uguale per tutti. Una cosa che comunque adesso si parla tanto di decreto sicurezza, se ne dicono di tutti i colori, se ne sentono di tutti i colori, sembra che ci salverà, si parla di, poi comunque sia il cavallo di battaglia di Salvini sono gli immigrati, ieri c'era Minniti qui che diceva quest'estate non c'era l'emergenza ma l'hanno creata perché loro vivono su questa emergenza. Secondo lei questo decreto sicurezza porterà qualcosa? No, secondo me no, perché siamo è tutta una fuffa, diciamocelo chiaramente. Il problema è, intanto bisogna dire che qui si sta facendo un po', secondo me, di razzismo. Perché, diciamolo, se si sta facendo del razzismo. Perché sostanzialmente tutti diventano uguali, come di notte tutti i gatti sono neri, come si suol dire. Tutte le vacche sono nere. Praticamente noi dobbiamo distinguere tra gli immigrati che vengono in cerca di fortuna, che si comportano bene, che sono persone per bene, bisogna sicuramente, se abbiamo la possibilità, cercare di aiutarli e di integrarli, dai delinquenti che invece andrebbero cacciati, perseguiti e cacciati e rimandati a casa. E quindi il problema è che sostanzialmente c'è stata tutta una serie di leggi per cui, comprese anche quelle penali che non consentivano di perseguire chi commetteva reati, che hanno fatto sì che l'Italia è il paese di Bengodi. Se lei prende un qualunque extracomunitario delinquente, perché non vorrei, faccio la distinzione, quello che delinque, lui sa subito. Quello che spaccia droga a Mestre, ecco, facciamo un esempio. Lui sa subito come si deve comportare, tanto sa che tanto domani mi mettono fuori. Io quando ero magistrato e avevo rapporti con le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, spesso mi dicevano, questi non sanno parlare, sanno dire 8 parole di lingua italiana, però dice tanto domani mi mettono fuori. Cioè, la certezza dell'impunità. Noi, per fare un esempio, una volta, 30-40 anni fa, c'era, per chi lo ricorda anche nelle forze dell'ordine, magari i giovani non lo sanno, poliziotti o carabinieri, c'era il famoso bollettino delle ricerche. Bollettino delle ricerche? Si chiamava così. Era un libricino
che veniva stampato, se non ricordo male, ogni 15 giorni, che riportava tutte le persone da ricercare, cioè quelle che una volta emesso l'ordine di carcerazione venivano, se non venivano subito rintracciate, venivano iscritte in questo bollettino. Ed era un libretto, adesso no, io ne ho visto qualcuno, qualche 40, 50, 100 pagine, beh, poi tenete presente che erano poche righe, non è che ogni pagina per descrivere la ricerca di una persona ci fossero più pagine. Sì, certo. Oggi se ci sono i CED, ci sono i sistemi informatici, per cui non esiste più, questo è un ricordo del passato, ma se oggi avessimo il bollettino di ricerche cartaceo, oggi avremmo enciclopedia, perché noi abbiamo una giustizia che procede nei confronti di cittadini stranieri, extracomunitari, dall'incerta identità, di cui non sappiamo nulla e di cui non sapremo più nulla e di cui non sarà mai eseguita la sentenza di condanna, perché o sono spariti o hanno cambiato nome e quindi è difficile anche reperirli. Quindi questo è un sistema che secondo me non può andare. Nel momento in cui tu non sei legittimamente sul territorio dello Stato e automaticamente commetti reati, devi essere immediatamente espulso. E fine. Oppure a quel punto, se noi abbiamo visto l'esempio del passato, decreti di espulsione non eseguiti, ti portavano dal prefetto, dal questore, poi in questura e poi in prefetto, decreto di espulsione da eseguire e ti lasciavano libero perché nessuno ti poteva accompagnare alla frontiera, nessuno ti poteva accompagnare nel paese. Perché mancava comunque il personale. Sì, va bene, ma a un certo punto non è che si possono fare le nozze con i fichi secchi. Allora o te li tieni tranquillamente, oppure se devi creare un sistema legislativo per poter attuare questo sistema, devi creare e metterli anche le risorse. Non è possibile che non ci sono soldi per accompagnare gli stranieri alla frontiera o per... Io mi ricordo, tanto per fare un esempio, che una volta in un'indagine, parlo di una decina di anni fa, quando era dell'Uno? No, quando era Venezia, sostituto procuratore della Repubblica, in una grossa indagine che facevo con la squadra mobile di Venezia, dove abbiamo sequestrato quintali di droga, in quell'occasione venne preso uno dalla polizia, non mi ricordo di dove, che noi avevamo sotto indagine, e questo se ne rideva tranquillamente perché dice: mi hanno espulso e mi hanno pure pagato il viaggio, tanto fra due giorni ritorno. Infatti al ritorno l'abbiamo preso con la droga. Vabbè, è un po' frustrante, però. Va bene, però li abbiamo. Cioè, questo rideva pure parlando al telefono dicendo: mi hanno pure pagato il viaggio perché questo faceva il corriere avanti e dietro che portava la droga. Per dire, il sistema è. Bisogna che cambiare le leggi. Cambiare le leggi, ma cambiarle in maniera che siano efficienti, efficaci. Non bisogna fare un pool di ex magistrati? Ma no, non è quello il problema. Il problema non è questione di uomini o di mezzi, la questione è che se le regole non sono precise, efficienti, è inutile programmare. Certo, non... E comunque il decreto sicurezza. Ma io secondo me sono convinto che funzionerà poco. Poi può darsi che sia un'impressione, perché bisognerebbe vedere poi all'alto pratico come verrà attuato. Così. Visto che lei comunque è un po' identificato con la lotta contro la mala del Brenta, no? Beh, ma ha fatto anche qualcosa. Ha fatto anche moltissimo, sì. Insomma, no? Cos'è che le è rimasto più impresso di quegli anni? Ma di quegli anni sembrava un'epopea, perché lavoravamo su un territorio che conoscevamo e su soggetti che erano facilmente individuabili. Io ho fatto anche tante attività di indagini, per esempio su nigeriani, ma era una difficoltà enorme tra capire la lingua, cercare gli interpreti, perché poi le attività contro queste, chiamiamole, mafie straniere, è data anche dal fatto, la difficoltà, che non sai neppure di chi ti puoi fidare. Nessuno, esatto. Non c'è anche come interprete. Io mi ricordo un caso particolare, che facendo una perquisizione... Quanti anni fa questo? Questo negli anni 2000, 2000 e qualcosa. Facendo una perquisizione in un appartamento di Via Leardi. Qui, quindi a Mestre. Quindi qui a Mestre, non...
stavo per un reato del tutto banale, scoprimmo sostanzialmente quattro cinesi tenuti sequestrati. In via Leardi? In via Leardi, sì, una traversa lì vicino alla chiesa, adesso non ricordo particolare. Praticamente la perquisizione era stata fatta per cercare di mandare via uno che stava abusivamente, che non pagava appunto al proprietario. Dico, vabbè, vediamo se lo convinciamo. E bene, noi prendemmo furono arrestati ovviamente i sequestratori, i sequestrati raccontarono tutta la vicenda. Bene, sostanzialmente una interprete che noi utilizzammo per sentire questi sequestrati cinesi che non parlavano assolutamente l'italiano perché erano stati portati in Italia da qualche settimana, abbiamo scoperto che la signora che ci faceva da interprete era l'amante di un complice del sequestratore. E quindi l'abbiamo scoperto, tanto è vero che poi fu denunciata e arrestata. Quindi è complicatissimo uscire. Sì, per dire, noi non abbiamo, d'altronde, io mi ricordo che c'era un interprete, una signora, una ragazza molto giovane, 25-26 anni, che era bravissima, perché poi la lingua cinese è come avere 100 lingue diverse. Certo. Sostanzialmente questa conosceva praticamente tutti i dialetti, chiamiamoli così, però lei a un certo punto venne 2-3 volte, dice guarda io vengo, mi disse in tutta onestà, può sembrare, io vengo per simpatia verso di lei, che so chi è, che lo conosco, dice però io non posso venire a prendere, all'epoca parliamo di lire, 20-30 mila lire tassabili e stare una mezza giornata, perché più di tanto la legge non consentiva. Cioè, tu se vuoi personale idoneo, sufficiente, estraneo alla pubblica amministrazione, lo devi anche pagare per quella, certo, che è la sua professionalità. Beh, ripeto, venne da me 2-3 volte, tanto che io quando mi disse così non l'ho chiamata più, perché mi sentivo in imbarazzo, anche se sono sicuro che per me sarebbe comunque venuta. Quindi le cose così. Sì, sì, comunque... Giusto per saltare di palo in frasca, qualche tempo fa lei ha preso anche un borseggiatore a Venezia che aveva già una borseggiatrice che aveva già andata, la mano sulla sua. È andata male, no, mi ha tirato proprio il portafoglio. Va bene, è andata male. Ma ha pensato, dice, mo sto vecchietto me l'arrangio io. E invece il vecchietto invece qua. L'ho presa e l'ho messa nell'angolo e l'ho consegnata alla polizia. Sì, beh, anche lì proprio a pensare a tutti quelli che vanno, che vengono. Vabbè. E invece solo perché così i nostri, chi ci ascolta. Il ricordo che più l'ha colpita di Maniero? Ma Maniero, diciamo, al di là della delinquenza, l'attaccamento alla mamma. Era una cosa... Maniero uno di noi proprio, l'attaccamento alla mamma. Proprio l'attaccamento alla mamma. Cioè, parlare delle imprese delittuose di Maniero ormai sono talmente diffuse. Sì, oramai. Per cui non credo che non direi nulla di nuovo. Ma l'attaccamento alla mamma era una cosa... Non so, forse eccezionale. Non... Tipico italiano proprio. Sì, sì. Beh, intestare anche, come dire, lo yacht quando fu arrestata a Capri, la mamma Lucy, che è Lucia, si chiama la mamma Lucia Caffaenna, insomma, è una cosa che mi ha colpito. E la mamma lo difendeva. Ma certo! Io mi ricordo quando tentò di colpire quella giornalista Maria Grazia Mazzola della RAI, uno se non ricordo mai, comunque del telegiornale, che venne qui all'epoca, intervistò anche me, andò a Campolongo Maggiore, a momenti delle borsettate della mamma che la inseguiva per la strada, le ricordo. Diciamo che c'era anche una punta di comicità quasi. Sì, sì, beh, nonostante... Proprio, per dire, però c'era questo attaccamento morboso e Maniero, guardi, non ha detto nulla della mamma, giustamente, insomma, non uno che si collabora, però sulla mamma non ha detto nulla. Secondo me la mamma era quella che ha contribuito, non dico alle imprese delittuose, ma sicuramente sapeva tutto del figlio e quantomeno sul riciclaggio sapeva tutto. Quindi, insomma, sì. La mamma è l'unica cosa che ancora la è rimasta... Mamma è la mamma. Esatto. E noi italiani siamo fatti così. L'ultima cosa, poi non la tedio, ma invece quando era Belluno, anche lì ci sono state, c'è stata anche lì una grossa inchiesta, no? Comunque sia,
Quella della ragazza? Esatto. Ah, beh. Anche a livello amministrativo comunque, se non ricordo male, le zone, insomma. Beh, insomma, no, insomma, io ho sempre fatto... Tra Cortina e... Sì, beh, ho cercato sempre di fare il mio dovere. Un po' ovunque è andato, dove, ha fatto... Dove si va, sì, bisogna cercare. Il nostro ruolo è quello. Se abbiamo notizie di reati, si fanno le indagini e quindi a Belluno sono stati scoperti diversi casi di malcostume. Ho proceduto come avrei proceduto anche a Venezia. Sulla Venezia raramente mi sono occupato di pubblica amministrazione, certo. Ho fatto poche indagini perché sono sempre occupato sia da giudice istruttore che poi da sostituto procuratore di indagini di criminalità. Però poteva capitare che per il turno o per qualche motivo queste indagini di carattere amministrativo, penale. E se adesso fosse ancora, diciamo, in carica, non fosse andato in pensione, qual è la cosa che le è rimasta che avrebbe voluto fare? Ma non so, perché quello che si fa è perché ti viene, cioè, o perché lo cerchi secondo quelle che sono le circostanze del momento. Non è che per dire, diciamo, hai scoperto chissà chi per la vanagloria di averlo fatto. Diciamo che forse però le pubbliche amministrazioni avrebbero bisogno di qualcuno che gli stesse... Bisogna stare dietro, perché vede, l'abuso del diritto da parte dei pubblici amministratori, non dico che è usuale, ma è molto ricorrente. E questo bisognerebbe che la gente sapesse, avesse conoscenza dei propri diritti, e bisogna che li faccia valere anche nei confronti dei potenti o di chi sta sopra di te. Perché uno stato di diritto è questo, il rispetto delle regole deve essere uguale per tutti. Cioè non è per dire che siccome io sono in una determinata posizione, diciamo, dominante, quello che dico io è legge e tu fai quello che dico io senza rispettare quelle che sono le regole, che invece è obbligatorio che tutti debbano osservare, insomma. Questa è la mia opinione. Poi, cioè, il potere spesso si estrinseca con queste forme di aggressione nei confronti dei minori. Di cui non possiamo dire, ma che magari presto... Sì, sì, ma succedono questi... Di cui presto magari racconteremo qualcosa in più, ci verrà a trovare. Va, no? Bene, senz'altro. Va bene, allora, visto che ha parlato per 40 minuti, tra un po' non ha più la voce, io ringrazio tantissimo. Grazie. Il giudice Pavone, che è venuto a trovarci e ci ha anche detto, insomma, qualcosa che magari, qualche monito, insomma, no, che ci può servire. Ringrazio anche chi si è connesso con noi e ringrazio soprattutto Pavone. Grazie. E ci rivediamo prestissimo con il caffè di Maestri Mia, anzi a brevissimo. Cereal, like all cereal. Oh, God. Cereal, like all cereal. Oh, God. Cereal, like all cereal.